E dal profumo che c'è nell'aria intuisco che è il momento preferito da Catanto E beh, non ti Calabretta. posso non dare ragione perché è arrivato il momento del mio migliore amico Fofò Ferriere, che tra Eccolo! l'altro oggi è in compagnia di Giovanni Alleonato, che è il direttore marketing di Buongiorno. Dececo. Buongiorno e Buongiorno. benvenuto all'Italia in Sì, vetrina. io vi aspettavo perché ormai vedo che siete i più assidui frequentatori di questo Sì, spazio. e soprattutto del tuo Volevo spazio. farvi una domanda: secondo voi 300 grammi o ne faccio giusto Ma mezzo chilo? Mi mezzo chilo va fai benissimo. qualcosa in più Oggi, pure, dai. carissimi amici, qui a Casa Sanremo non è che abbiamo un territorio protagonista che ci supporta e ci sopporta per far sì che i nostri ospiti vengano Anche delizzati. perché, diciamolo, tu ci fai mangiare a pranzo e a cena, Ecco, quindi dietro le quindi. quinte noi abbiamo la possibilità di apprezzare le tue, come E dire, oggi effettivamente, prelibatezze. esatto, e oggi effettivamente ho il piacere di avere, a parte un amico, però un'azienda che veramente ci sopporta e ci supporta, come dicevo prima, da tantissimo a tutti gli eventi Quindi è un internazionali. amico di So, Casa Sanremo a tutti gli effetti. sì, sono proprio sempre protagonisti con noi a Quasi tutti gli 10 anni eventi siamo qua. e quindi anche a Casa Sanremo veramente fanno sì che i nostri ospiti possano tranquillamente assaggiare questa pasta in un modo incredibile. Senti, io vado subito al sodo, adesso tolgo l'aspetto amicale ed entra subito l'aspetto quello lì istituzionale, aziendale, col dottore Alionato, dove gli porgo subito una domanda. Allora, io qui l'ho fatto apposta perché conosco bene l'azienda. Questo colore della pasta, da Sì, il cosa è dovuto? colore dipende dall'essiccazione. Spesso c'è il consumatore dello scaffale, non lo fa questo, però io vi consiglio di farlo. Guardate la pasta, adesso qua abbiamo solo questa, però ci sono alcune paste che sono leggermente un po' più scure. Questo vuol dire che vengono essiccate ad alta temperatura, cioè tra gli 80 e i 90 gradi. Noi essicchiamo a bassa temperatura, cioè per fare un chilo, per fare uno dei spaghetti mettiamo 18 ore per essiccare, gli altri ci mettono 4-5 ore. Questa è una caratteristica Una importante caratteristica, perché così la pasta asciugando bene contiene poca umidità. È un po' più Questo è il naturale, colore più naturale, più sì, un naturale. po' più Quindi abbiamo chiaro. proprio adesso delle Non nozioni un po' abbiamo più riscontri, tecniche. però è facile farlo anche a casa, diciamo, spesso diciamo, le dispense sono diversi tipi di pasta. Metteteli insieme e guardate il colore. Senti, un'altra caratteristica invece dell'azienda che rappresenta la Dececca Sì. è una cosa unica in Italia, da tutte le aziende, è la doppia tipologia di cottura della pasta. Sì. Loro Ah. hanno questa filosofia che la pasta va mangiata ben cotta, però Sì. E se lo diciamo nella zona nostra di provenienza beh, preferiscono, un'eresia, è non so, un un'eresia. concetto essere al dente. Allora, loro propongono due tipologie di cottura che potete vedere qui su ogni pacco di pasta. Prego, Giovanni, non voglio rubarti adesso il lavoro perché No, è il tuo, però concetto io è che sono un appassionato, quindi mi fa piacere divulgare questo messaggio proprio di equità di gusti. Questa è una cosa molto positiva, dove per nessuno ti. accontentare il nord e il Esatto. sud. Prego, Giovanni, dai, Ma una voglio dire, carica. noi guardiamo molto il consumatore, ovviamente. La pasta va cotta. Noi l'anno scorso abbiamo fatto. Sì. Quando cuocete la pasta, se la schiacciate con due bicchieri, rimane al centro un'animella. Questo vuol dire che quando c'è ancora l'animella, la pasta non è ancora cotta. Quando scompare l'animella, vuol dire che la pasta è tutta cotta. Spesso e volentieri, soprattutto nei ristoranti, a volte si dà la pasta deve essere al dente. Si dice la pasta deve essere la cottura al dente. Però una cosa è la pasta cotta al dente, perché c'ha dei grani che ti danno una Caratteristica. masticabilità, una tenacia di un certo tipo, quindi con un indice di glutine si chiama, scusate le brutte parole stamattina. L'indice? Indice di glutine, le Spieghiamolo. proteine e l'indice di glutine soprattutto. E quindi diciamo, qualcuno, anziché, se ci mette 15 minuti per cuocere, mette qualche tempo di cottura più basso. E quindi tu ti mangi a 12 minuti la pasta, però stai mangiando qualche cosa di crudo. Allora noi abbiamo avuto il presidente, per la verità, che è un tipo, diciamo, Originale. Filippo Dececca, uno molto alla Ferré, cioè sono personaggi, diciamo, che la Considera, pensano. faccio una parentesi, considera, stesso il presidente si mette con grandi Sì, chef il suo laboratorio così, di analisi, si mette a misurare lo spessore della pasta, il assolutamente. calibro, cioè veramente, anche se veramente è un discorso,
dove lunedì l'industria qui non è a discapito della quantità, ma è a discapito veramente con piacere anche della qualità incredibile. Però capito, c'è questo aspetto umano in ogni settore, in ogni laboratorio, in ogni tutti i tecnologi veramente di grande spessore. Quindi sai chiaramente c'è tanta ricerca dietro il prodotto. Sì, sai che io sono uno dove non transigo sulla qualità, con loro sposo la loro filosofia. Perché ieri ero a Treviso, all'Istituto Alberghiero di Treviso, con Gennaro Esposito. Vedi, abbiamo fatto una cooking lesson, se volete le foto ve le accedi. Gennaro e con il nostro tecnologo, che è uno che ha girato tutti i passi di cibo. E allora, quindi il concetto è che per dare i due tempi, allora per onestà diciamo così, abbiamo detto adesso mettiamo due tempi di cottura, senza fare per accontentare i palati di tutti. Chiaramente dietro questo messaggio c'è uno studio appropriato che è frutto dell'esperienza anche di De Cecco, anche perché Fofò De Cecco rappresenta un'eccellenza italiana, quindi anche oggi noi abbiamo toccato un'altra con mano veramente un'altra realtà del nostro bel paese. Sì, ti ripeto, a noi è anche un po' un concetto, a volte un messaggio che arriva a casa, anche di dare, ma con nonchalance, dei messaggi anche per far conoscere delle cose, no? Dei racconti, ma delle suggestioni, dei suggerimenti. Questa è la nostra filosofia a 360 gradi. Quindi allora, io penso che con questo chiara, semplice, alla luce del sole. Esatto. Noi ringraziamo il dottor Alleonato che ci ha dato questi preziosi consigli e auguriamo a te buon lavoro. Tra noi 5 ci vediamo tra poco. Tavola, ci vediamo da poco dalla cucina. Grazie, grazie, buon lavoro e noi ci vediamo dopo. Buon appetito anche a tutti, perché siamo affamati. Grazie.